Bentrovati amici di Orizzonte Scuola, buon pomeriggio. Abbiamo un nuovo appuntamento di A tu per tu, quindi il ciclo di interviste con i protagonisti del mondo della scuola. Quest'oggi siamo con Giuseppe Aprile, segretario generale della UIL Scuola, che facciamo subito entrare. Buonasera, segretario. Buonasera a lei Fabrizio, grazie per l'invito. Allora, diciamo il senso di questo ciclo di interviste è appunto cercare di fare un po' un focus per quanto riguarda alcuni argomenti. Il tema con il contratto, il rinnovo del contratto, come sappiamo, c'è stata una svolta poche settimane fa con l'intesa con il ministro Valditara, fra le organizzazioni sindacali del ministro Valditara. È un nuovo, insomma, step. La scorsa settimana che appunto va a suggellare l'accordo per quanto riguarda la parte economica. Poi ci sarà la parte normativa per chiudere questo rinnovo 2019-2021. Ecco, io, segretario, le chiedo quindi un giudizio complessivo perché più volte la sua organizzazione si è insomma ha espresso diciamo, un giudizio, quindi però cerchiamo un attimo anche alla luce di quello che è accaduto la scorsa settimana, quindi se in effetti siete soddisfatti e soprattutto cosa eventualmente bisogna andare a migliorare. Ancora buonasera. Allora, come dicevi tu, un contratto sottoscritto solo per quanto riguarda la parte economica per più di 1.200.000 lavoratori. Ricordo un contratto che per l'intero comparto, che è fatto anche dalla ricerca, dall'università e dall'AFAM. Dopo 2 giorni di confronto, 7 ore, abbiamo sottoscritto prima in maniera provvisoria, diciamo così, e poi in maniera definitiva qualche giorno fa un contratto che noi abbiamo definito un timido passo, un passo iniziale che comunque dà una boccata d'ossigeno ai lavoratori della scuola che dovrebbero percepire tra il 15 e il 30 dicembre gli aumenti contrattuali e quindi gli arretrati. Certo, lo abbiamo definito un buon inizio, un primo passo, però come abbiamo ribadito nel secondo incontro avuto con il Ministero, al quale non era presente il Ministro, ma era presente il Capo di Gabinetto, il Dottor Recinto, abbiamo sottolineato come ancora non si intravede nessuno stanziamento per l'avvio del rinnovo contrattuale del 2022-2024. Gli abbiamo detto che le retribuzioni comunque devono essere innalzate non solo per equipararle a quelle dei colleghi europei, ma anche per equipararle a coloro i quali hanno percorso la stessa carriera scolastica del personale della scuola, ma soprattutto per la delicata funzione e l'importanza del ruolo che il personale della scuola svolge e rappresenta nell'educazione e nella formazione degli alunni. Abbiamo chiesto un intervento politico al fine di destinare in finanziaria ulteriori risorse che incrementerebbero quelle già accantonate appunto per il rinnovo contrattuale. La scuola, ribadisco, l'ho detto tante volte, può e deve essere soggetto a cui destinare nuove risorse stabili e strutturali nel tempo e ci vuole un atto di coraggio. Un atto di coraggio potrebbe essere quello di porre la scuola fuori dagli attuali vincoli di bilancio e magari fuori dal patto di stabilità. Certo, in ARAN abbiamo già iniziato a lavorare per quanto riguarda la parte giuridica, perché la novità di questo contratto è sicuramente non solo l'aver sottoscritto la parte economica nel giro di un mese, ma aver distinto le due fasi. Quindi stiamo negoziando sulla parte giuridica. Non sappiamo con certezza quanto ci vorrà per concluderla, ma l'urgenza di chiudere la parte giuridica è massima e le cose da fare sono tante. Mi riferisco alla riforma, ecco, la riforma degli ordinamenti del personale ATA, la valorizzazione dei DSGA, le relazioni sindacali, la mobilità, la formazione, tutti istituti contrattuali che fino ad oggi non erano regolamentati dal contratto collettivo nazionale del lavoro, ma che lo saranno in futuro appunto attraverso una sequenza contrattuale specifica. Sì, diciamo, per chiudere diciamo, l'argomento contratto, una domanda diciamo, un po' più tecnica. Ma il ministro Valditara ha già quindi parlato dell'aumento medio di 126 euro per quanto riguarda appunto il personale della scuola. Ma la domanda, appunto, le pongo questa domanda perché
la pongono tanti lettori ogni giorno, quindi quei 300 milioni che erano stati precedentemente sboccati dal ministro Bianchi, ecco, però che fine fanno esattamente? Quindi sono già considerati in questo momento, oppure rimangono nel MOF comunque per la valorizzazione del personale? Come, ecco, magari cerchiamo di chiarire questo punto. Sono 300 milioni che sono destinati attualmente alla valorizzazione del personale, ma vi ricordo che prima della sottoscrizione del contratto abbiamo sottoscritto un accordo. Se i soldi stanziati in finanziaria non soddisferanno quelle che sono le premesse dell'accordo, quei 300 milioni ritorneranno a essere utilizzati per gli aumenti stipendiali del personale della scuola. Quindi ritorneranno indietro, saranno definalizzati se in finanziaria non troveremo ulteriori soldi da destinare al rinnovo contrattuale. A questo ho detto anche in premessa, noi chiediamo in finanziaria ulteriori stanziamenti per l'avvio del rinnovo contrattuale 22-24, perché è già scaduto, quindi dovremmo sbrigarci a rinnovarlo per non trovarci nella situazione appena conclusa. Ecco. Ecco, quindi a quanto pare questi 300 milioni andranno diciamo per il rinnovo del contratto 2019-2021, perché per il momento non c'è stato nessuno stanziamento a tal proposito. C'è una nuova legge di bilancio che attualmente è in Parlamento per la discussione. Ecco, c'è stato un intervento di 150 milioni per la valorizzazione del personale, però destinate comunque a dei progetti ad hoc specifici. Quindi mi sento, appunto, se lei è d'accordo, possiamo comunque dire che quei 300 milioni andranno a finire come diciamo era destinato, insomma, in qualche modo, nelle idee comunque del ministro. Come prevede per l'accordo fatto prima della stipula del contratto, ecco. Come prevede? Come prevede, insomma, anche l'intesa. Però comunque, diciamo, l'assist dei 150 milioni mi permette di inserire comunque, appunto, il tema della legge di bilancio, che comunque per la scuola per ora poco o nulla questa manovra ha previsto. In larga parte era diciamo, già un po' preventivato, però, ecco, secondo lei è davvero poco l'attenzione per questa manovra? Guardi Fabrizio, noi tante cose in questi giorni le apprendiamo dai media. Abbiamo appreso dei migliaia degli emendamenti che ci sono sulla scuola, ma io ci tengo a dire che il sindacato che rappresento non propone emendamenti. Fare emendamenti è compito della politica. Abbiamo ribadito al ministro cosa è necessario fare subito con la manovra finanziaria. Motivo per il quale aggiungo da oggi, per tutta la settimana, manifesteremo in alcune regioni, sciopereremo in altre regioni, appunto per rivendicare quelle che sono le richieste della nostra manovra finanziaria, che non riguardano chiaramente solo la scuola. Lo scenario proposto dalla legge finanziaria approvata il 21 novembre, come diceva lei, poco, quasi nulla prevede sulla scuola. Per ora sono 150 milioni di euro che però stridono in quelle che sono state le dichiarazioni del ministro nel momento in cui dice di trovare nuove risorse per la scuola, testuali parole, soldi freschi, soldi nuovi, come appunto dichiarato da lui. Nulla sul precariato, che annovera oltre 200.000 supplenti. Nulla sull'incremento dell'organico ATA indispensabile per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e per supportare il lavoro dei dirigenti scolastici sempre più oberati di incombenze amministrative e anche burocratiche. Nulla sul reclutamento, nulla sulla mobilità e sui vincoli di cui tutti noi sappiamo. Nulla sullo scorrimento delle graduatorie degli idonei concorsi e ancora più grave nulla sulla risoluzione del contenzioso del concorso dei dirigenti scolastici e del relativo scandalo che ha interessato le commissioni giudicatrici. Queste sono rivendicazioni che oggi io non sto esplicitando oggi, ma le ho rivendicate, comunque le esposte sia nel primo che nel secondo incontro, prima col ministro e poi con il capo
di gabinetto. È vero che il ministro ci ha chiarito alcune cose nell'incontro dei dirigenti scolastici, perché si taglia, si parla di tagli, di accorpamenti di istituzioni scolastiche, e questo lo prevede la manovra finanziaria. Ci ha spiegato alcune cose, che non si prevedono tutti i tagli di cui parliamo noi, comunque si prevedono tagli inferiori rispetto a quelli preventivati dalle precedenti leggi di bilancio. Noi pensiamo, e lo ribadiamo, indipendentemente dal governo pro tempore in carica, qualsiasi esecutivo che decida di tagliare o 1, o 10, o 100, o 1000 sul sistema di istruzione, agendo su base di logiche ragionieristiche, perché di questo parliamo, è risparmio ragionieristico, non è un governo lungimirante. Quindi non è condivisibile trincerarsi dietro all'analisi del calo demografico, al calo della natalità, per dire io faccio una razionalizzazione degli istituti scolastici. Secondo il nostro punto di vista, questo era il momento per approfittare della denatalità e trasformarla in opportunità. 18-20 alunni per tornare allo standard della scuola del nostro paese. Cerco di dire i 3 o 4 punti della finanziaria. Al ministro gli ho chiesto, comunque al capo di gabinetto, senza una risposta, perché in questa legge di bilancio si stanziano 70 milioni di euro in più che andranno alle scuole paritarie, ovvero era la somma che era stata congelata dal governo Draghi per compensare il calo degli iscritti, degli alunni avvenuto durante i 2 anni di pandemia. Quindi perché si danno 70 milioni per compensare il calo degli iscritti a scuola privata, e ciò non avviene per la scuola statale, che al contrario, anche se meno, come dice il ministro, subisce tagli dinanzi al calo dovuto alla natalità? Ancora, perché il testo della relazione della finanziaria di quest'anno è identico nella tabella 7 alla manovra del 2022, quindi una precisa fotocopia della manovra del 2022? Devo dire che non un'alternativa alle politiche del governo precedente, ma in questo caso una continuità. Ancora, nel testo si parla di formazione prevista, e quindi la conferma della scuola di alta formazione, 1.200.000 euro circa, che a nostro parere, voi sapete come la pensiamo, un tipo di formazione piramidale, dirigista. Noi abbiamo detto più e più volte che non si può insegnare a insegnare, e in questo senso abbiamo una continuità con il precedente esecutivo. A queste domande io non ho avuto risposta. Perché nulla sul precariato, quando noi non abbiamo solo elencato il problema del precariato, ma gli abbiamo, come lei ben sa, fornito la soluzione facendo dei calcoli ben precisi per mettere in ruolo 250.000 precari? Occorrerebbero solo 180 milioni di euro, trasformando anche l'organico di fatto in organico di diritto. Ricordo a tutti che la manovra finanziaria è di 35 miliardi di euro, 180 milioni di euro, cioè 700 euro cada uno, per immettere tutti di ruolo. Perché non abbiamo trovato nulla nella finanziaria relativamente al taglio agli sprechi? Noi lo diciamo, l'abbiamo detto nel nostro congresso, lo ridiremo più e più volte: dobbiamo abolire o comunque ridimensionare quelle che noi definiamo cattedrali nel deserto, che sono improduttive, che ci servono ben poco e ci costano tanto. Anche sulla sicurezza, il ministro ha fatto un passo in avanti con il piano di sicurezza presentato nei giorni scorsi, però attenzione. Noi rivendichiamo gli stanziamenti che vadano a rimpinguare quelle che sono le casse delle regioni, e comunque delle scuole in sofferenza. È inutile dividere i soldi secondo dei calcoli numerici e matematici, perché per intenderci può darsi che una scuola delle Marche, strutturalmente ben dotata, pur non avendo bisogno di interventi infrastrutturali, per questo calcolo matematico che si fa sul numero degli alunni e sul numero delle scuole, riceverà tantissimi soldi rispetto a delle regioni e delle scuole in sofferenza. Quindi, no, come dire, essere più razionali, pensare meglio alla norma prima di emanarla. E poi gli chiediamo, anche con le nostre vendicazioni, le nostre manifestazioni, più coraggio,
Più coraggio, ripeto, significa tenere la scuola fuori dai vincoli di bilancio, significa essere legati alla scuola, significa non aver fatto solo propaganda elettorale, ma concretizzare quelli che sono stati gli slogan, elettorali. Abbiamo definito all'inizio un buon primo passo, un buon approccio, un approccio propositivo, un approccio costruttivo, quello del ministro che vedrà dall'altra parte un sindacato propositivo, costruttivo e se la direzione intrapresa sarà quella di una scuola nazionale, e su questo lo sottolineo due volte, nazionale, quindi ne approfitto per dire un grosso no alla regionalizzazione della scuola statale, approfitto di questo invito e invito tutti i telespettatori a sottoscrivere la petizione perché dobbiamo raccogliere 60.000 firme per una legge di iniziativa popolare che appunto allontana il pericolo della regionalizzazione della scuola statale, quindi se il ministro agirà in questa direzione, con la scuola statale, nazionale, riformista, laica, per la valorizzazione del personale che la frequenta tutti i giorni con dedizione e professionalità, troverà questo sindacato, come già detto e dichiarato, un sindacato propositivo, costruttivo, con il quale collaborare e fare delle cose veloci e fatti bene. Diversamente non faremo mancare la nostra opposizione. L'elenco che ho fatto purtroppo manca tutto nella legge finanziaria. Motivo per il quale noi in piazza rivendicheremo queste richieste che le ho appena elencato, che sono inevitabili, non sono più procrastinabili, sono necessarie e urgenti per la salvaguardia della scuola statale e nazionale. Grazie Giuseppe D'Aprile, segretario della UIL Scuola. Abbiamo fatto il punto su questi due temi così caldi che riguardano il contratto e la legge di bilancio. Prima di salutarla, però, una domanda al volo. Merito, il merito, la parola merito è inserito nella denominazione del Ministero dell'Istruzione. Cos'è il merito per Giuseppe D'Aprile, quindi come lo interpreta comunque? Ancora il ministro non si è espresso sul merito, non ha declinato, non ci ha espresso la volontà di come declinare questa parola. Si potrebbe discutere a lungo sulle implicazioni buone e cattive di una parola così, direi anche provocante, che il ministero ha aggiunto al nome appunto del dicastero che regge. Guardi Andrea, indispensabile è mettere in condizioni tutte le scuole e tutti gli alunni a partire da un uguale punto di partenza e credo che non sia venuto ancora, non sia questo il momento. Ha senso parlare di merito quando si hanno delle minime garanzie uguali per tutti. Infrastrutture adeguate, per esempio, la LAD dovrebbe farci riflettere, reti internet, computer, insomma, tutte quelle che ha messo in evidenza, quindi infrastrutture adeguate, edilizia scolastica, solo per citare due esempi. I parametri, ripeto, non sono ancora chiari. Cosa significa merito e su cosa si basa? La scuola, secondo il nostro punto di vista, è inclusione. Deve parlare a tutti, non deve parlare solo ai più bravi. Se per premiare i migliori, l'abbiamo scritto e riscritto, si lasciano dietro i più deboli, finisce l'inclusione e inizia la selezione. Piuttosto questa parola merito ha stimolato giuristi, pedagogisti, filosofi, scrittori, editorialisti. Anche in delle trasmissioni televisive in tarda serata alle quali io ho come dire, partecipato da spettatore. Attenzione all'uso delle parole, attenzione a usare le parole non adeguate alla scuola. Io ho sentito chiamare i collaboratori scolastici uscieri, ho sentito parlare della professione docente quale prestazione, ho sentito dire che gli uscieri frequentano le assemblee e non i professori frequentano le assemblee sindacali. Sono tutte cose che non solo non fanno bene alla scuola, ma mi sarei aspettato dal ministro Valditara, dinanzi a queste affermazioni, si parlava anche di merito, un intervento a difesa dei propri studenti, dei propri lavoratori, personale docente, ATA e dirigente scolastico. Parlare di prestazione, la prestazione di per sé identifica l'atto, cioè, identifica un debitore.
e che deve soddisfare gli interessi di un creditore. Solo che sono, direi che sono degli esempi che non calzano assolutamente per il mondo della scuola. Quindi sul merito ancora siamo lontani, nel senso che ancora non sappiamo come il ministro voglia declinare questa parola. Una cosa è certa: se parliamo di merito del personale, il personale si autovaluta nel momento in cui entra a scuola, nel momento in cui entra in classe e stabilisce un rapporto empatico con i propri alunni, ai quali apre la mente, li stimola un tipo di sapere critico, rendendoli liberi. Nel momento in cui avremo una valutazione del merito da parte del ministro, dovremo capire insieme di cosa stiamo parlando. Ci tenevo a sottolineare le discussioni sul merito perché non si possono banalizzare, generalizzare e buttare in pasta diciamo, e attraverso la declinazione del merito anche attraverso alcuni articoli, alcune trasmissioni televisive. Attenzione a dare all'esterno un'idea di scuola che non è, perché la scuola è frequentata da 1 milione di lavoratori, è frequentata dagli alunni, la scuola è della comunità educante, la scuola è diretta egregiamente dai dirigenti scolastici, i programmi italiani sono i programmi migliori al mondo, per cui la scuola statale e nazionale di questo paese va difesa assolutamente, perché attraverso la scuola di questo paese, e chiedo scusa se sono ripetitivo, ma per me rappresenterà un mantra, dobbiamo capire e metabolizzare che attraverso la scuola di questo paese passa il futuro di questo bel paese. E per questo la scuola italiana va difesa insieme al personale, docente, ATA e dirigenti scolastici. Ancora grazie a Giuseppe D'Aprile, segretario generale della UIL Scuola. Ci vediamo presto con un nuovo appuntamento di A tu per tu. Grazie, grazie Fabrizio, buonasera a tutti. Buona serata.